fino ad arrivare al sangue. Sono deboli, non sono così forti le gengive, specialmente vicino agli impianti nei colletti. Poi parliamo anche di quello. Vedete, questa protesi, per esempio, è una protesi dove abbiamo fatto entrare le connessioni dentro fino agli impianti. Vedete che le connessioni sono piatte in realtà. Se vi faccio vedere quella foto, mi facevate prima domanda sulla flessione, la connessione, la vite interna cosa fa? È stressata per flessione o compressione? Questi sono dei piattelli. Che ci sono, che entrano dentro che si poggiano proprio su un piattello che sta sull'impianto. Ve lo faccio vedere qua, si vede meglio. Multi-unit, ve lo faccio vedere qua. Ecco qui. Praticamente ci sono diversi tipi di multi-unit, ci sono dritti, angolati, più angolati, più angolati. Qua la vite entra all'interno dell'impianto, qua l'abutment e anche qua sta andando a comprimersi verso le pareti dell'impianto. Ok? Quello che succede è che il punto fulcro è il colletto dell'impianto. La vite di ancoraggio è sotto, sta a metà dell'impianto, non è mai sopra la vite di ancoraggio, è come se fosse l'ancora, è un'ancora la vite. Poi, ma il vero fulcro è l'impianto stesso, il colletto dell'impianto. Quando ci sono carichi flessori, quello che si rompe non è tanto la vite, ma delle volte si può spaccare l'impianto. E questo succede quando gli impianti vengono protesizzati, o meglio, i denti si mettono sopra gli impianti, senza essere uniti tra di loro gli impianti, ovvero c'è una protesi che è singola su quell'impianto. Allora quella flette, c'è un carico flessorio. Ma se io faccio un afferro di cavallo che lega insieme tutti questi impianti, il carico flessorio non c'è più, c'è solo questo, perché è un ferro di cavallo che li lega tutti questi impianti. Te lo faccio vedere, vedi? Perché nasce la necessità di legare gli impianti tra loro? Per due motivi. Il primo era quello di evitare che le protesi si rompessero quando masticano. Non posso metterti un impianto unico a ferro di cavallo dentro l'osso, devo mettere delle viti. Però le viti, gli impianti, c'è un unico movimento che non sopportano, che è questo. Se l'impianto è sottoposto a queste sollecitazioni, l'osso attorno qua si riassorbe. E viene la perimplantite, ce lo perde l'impianto. Allora, da lì erano nate che cosa? Dei fili di titanio che venivano elettrosaldati a dei perni in titanio che uscivano dall'impianto. Quella era la vecchia scuola che ancora la fanno. Ok, fate attenzione perché è roba di 30 anni fa, ma c'è ancora chi la fa. E non ci credete, ma la fanno. Eccola qua. Vedete, questo è un filo che è elettrosaldato. 22 luglio 2019, ancora lo fanno. Questi sono i denti definitivi. Questi sono i nostri denti definitivi. Questi sono i loro. C'è questa è resina. Vedi qua che è plastica questa. Andiamo più giù. Questo è un paziente protesizzato su soli tre impianti. Vedete, questa è la tecnica, c'è una barra in titanio che viene elettrosaldata. Questa è la tecnica analogica. Okay? Poi questa la mandi al laboratorio, il laboratorio lì la ricopre tutto con resina, con plastica e si vende al paziente come definitivo. Questo è il filo che regge gli impianti. La tecnica più evoluta per cui chiedono è questa, digitale. Fai tutto col computer disegnato, vai a stampare con una macchina la barra, con una macchina fresi
il pecton, con l'altra macchina invece vai con laser a sinterizzare gli strati di polvere, che può essere titanio o cromo cobalto. Qua ti serve titanio, ma dal momento che tu vai invece a non dover saldare nulla sopra dei perni che sono intimi con l'impianto, hai praticamente eliminato il problema, perché l'unica parte che rimane in titanio connessa con l'impianto non è la parte dentro alla parte protesica, per risponderti quindi a quella domanda, ma è questa, è l'abutment. Titanio con titanio. Ok, quindi l'abutment, il multi-unit, entra dentro l'impianto, fuori esce dalla gengiva un piattello. Su quel piattello io ci posso poggiare quello che voglio, perché non ho problema di attorno alla gengiva. Se devo andare in profondità, come per esempio è stato questo caso, allora gli faccio la barra in titanio. Dove che sta? Me lo so perso. Okay. Questo l'abbiamo fatto col titanio, ma doveva entrare dentro senza bypassando i multi-unit. Questo andava diretto sull'impianto. Dipende, quindi la domanda è sempre, lo so che voi volete la semplificazione, ma in realtà la perfezione è sofisticazione. Okay.